Buonasera a tutti gli ascoltatori di Movi Radio, sono in compagnia di Nicola Ganino, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle nel comune di Villa Santa. Buonasera a tutti. Allora, siamo appena usciti dall'evento organizzato a Seregno sulle europee, sono arrivati 7-8 candidati che ci hanno parlato di loro, delle loro idee, del loro punto di vista sull'Europa. Come ti è sembrato l'evento? Allora, ho trovato i candidati delle persone molto competenti, mi sono piaciuti i temi trattati, quindi sono stati citati velocemente, tipo la legge Bolkestein, altri temi riguardanti l'immigrazione, il problema del sovranismo, il problema dell'euro, però ho visto poca partecipazione del pubblico. Pubblico al di fuori di attivisti o gente comunque addetta ai lavori, e questa cosa è una cosa grave, una cosa che comunque avviene non solo intorno al Movimento 5 Stelle, ma avviene ovunque. Quindi io vorrei, indipendentemente dalla partenza politica, che ci fosse partecipazione di tutti i cittadini, che tra l'altro è uno dei temi centrali del Movimento 5 Stelle. Raccontaci un po' il tuo percorso, come sei diventato candidato sindaco di Villa Santa per il Movimento 5 Stelle? Allora, da molti anni sono nel Movimento 5 Stelle, negli ultimi anni sono diventato un vero attivista e poi sono stato scelto con una votazione interna nel gruppo di Villa Santa come candidato sindaco. Raccontaci un po' di te, qual è il tuo forte, cosa ti piace fare? Allora, io sono architetto libero professionista, ho fatto però nel superiore studi classici, ho sempre avuto una passione per la storia e mi piace vedere tutto quanto sotto il profilo storico, quindi analizzo le vicende di oggi e di ieri sotto il profilo storico, quindi questo penso sia il mio punto forte. Raccontaci un po' di Villa Santa, quali sono i suoi pregi e quali i suoi problemi? Allora, Villa Santa è un grande paese a nord di Monza, collegato con la ferrovia, con la linea S9, è confinante col parco di Monza, è una città diciamo con un verde diffuso, qui è una città con una vita tranquilla, una popolazione diciamo abbastanza benestante. Però ci sono anche dei problemi, la maggior parte di questa popolazione svolge il lavoro da pendolare, quindi utilizza la ferrovia, ma non si reca in posti di lavoro all'interno del paese, perché una volta erano presenti delle grandi industrie come ad esempio la Delchi, altre ditte diciamo metalmeccaniche che davano lavoro direttamente nel paese, quindi sta rischiando di diventare una grande isola residenziale. In più abbiamo il problema del commercio di vicinato che è sofferente, la gente si reca nei centri commerciali esterni al centro storico, quindi questo è un problema diciamo latente. Ecco, poi un altro grosso problema per esempio è l'area della Lombarda Petroli a sud di Villa Santa, quasi un terzo della superficie del territorio comunale. Zona utilizzata in passato per lo stoccaggio di idrocarburi, un'area fortemente inquinata, un'area dove ci sono anche state delle oggetto di vicende giudiziarie non ancora del tutto risolte, non so se ricordate il disastro della Lombarda Petroli, lo sversamento nell'ambro degli idrocarburi. Però il problema dell'inquinamento di quest'area è dovuto all'utilizzo che veniva fatto di quest'area, cioè era un'area di stoccaggio di idrocarburi. Tra l'altro intorno a quest'area c'erano altri tipi di lavorazioni inquinanti, quindi noi pensiamo che l'inquinamento non sia solo limitato alla sola zona della Lombarda Petroli, quindi si dovrà fare un'indagine su questa cosa. Poi nella zona nord di Villa Santa invece abbiamo lo scheletro di un edificio, famosa area nord, rimasto incompleto, un fallimento, anche lì una vicenda da risolvere, un pugno nell'occhio per chi arriva da nord a Villa Santa. E questo è un po' il panorama del paese. Poi se dovessimo parlare anche
degli edifici costruiti negli anni 60, 70, lo sviluppo diciamo urbanistico un po' incontrollato, diciamo che non compare un paese bellissimo, anche se ci sono dei punti, degli scorci interessanti. Quindi ha tutti quei problemi che possono avere i paesi dell'Interland milanese, della provincia, che tendono tutti ad andare a ritenere l'unico centro Milano. Noi vorremmo che Villa Santa riacquistasse un po' di centralità. Il problema della sicurezza. Il problema della sicurezza riguarda soprattutto quelle parti di paese dove il tessuto urbano è costituito da villette, da una bassa densità abitativa, zone che di notte non sono ben illuminate. Ecco, qui potrebbe sorgere il problema dei furti. E anche la stazione è una zona soggetta a problemi relativi alla sicurezza. Purtroppo non abbiamo dei dati specifici relativi a Villa Santa, però abbiamo varie segnalazioni di furti in casa. Insomma, anche Villa Santa, che apparentemente sembra un paese tranquillo, nasconde problemi di sicurezza. E quali sono i punti di programma che intendi utilizzare per risolvere questi problemi? Allora, il problema dell'attrattività di Villa Santa, secondo me è legato al fatto di poter portare persone non villasantesi a Villa Santa. Quindi è una cosa, per esempio, che si potrebbe fare a costo zero per i cittadini e per il comune, promuovendo delle attività periodiche, manifestazioni all'aperto, tematiche, non la classica sagra di paese, senza nulla dire contro la sagra della Salamella, però vorrei che ci fosse un qualcosa a livello culturale e sociale un po' più elevato. A me viene in mente, non so, adesso mi viene in mente la fiera dell'elettronica, il fumetto, cioè temi forti che attirano persone a Villa, che possono attirare persone a Villa Santa. Villa Santa, da un certo punto di vista, dato che non è un centro storico importante, è come una tabula rasa dove noi possiamo progettare un qualcosa di nuovo. Quindi potremmo portare del teatro, della musica. È un paese che ci dà delle possibilità che probabilmente non abbiamo in altri posti. Ha un problema legato al commercio di vicinato, sofferente. Abbiamo una bellissima zona pedonale, poco valorizzata. Noi vorremmo creare degli altri spazi commerciali, eventualmente anche spazi tipo temporary shop, quindi spazi temporanei, per densificare il commercio, portare il commercio in questa zona pedonale, che dovrebbe diventare il centro commerciale. Invece una parte dei nostri avversari vorrebbero abolire l'area pedonale, pensando così di dare linfa alle attività di vicinato. Vista la vocazione verde di Villa Santa, vicinanza del parco e comunque un verde diffuso, noi riteniamo che ci sia da fare una bonifica delle aree industriali dismesse, quale ad esempio la Lombarda Petroli e zone limitrofe, dove sono avvenute attività industriali altamente inquinanti. Quindi abbiamo bisogno di un'analisi accurata di tutto il territorio. Inoltre vorremmo fare anche un'analisi accurata della situazione sicurezza di Villa Santa, dal momento che i dati in nostro possesso sono riguardanti soltanto la macroarea della provincia di Monza e Brianza. Soluzioni per la sicurezza. A parte le telecamere, presidio nel territorio, maggiore illuminazione, che sono ricette classiche, noi pensiamo che il paese debba essere vissuto di più, le persone devono vivere in giro per il paese, perché è solo avendo la vita in giro per il paese che si garantisce, diciamo, una maggior sicurezza. Inoltre a Villa Santa vorremmo fare un piano delle manutenzioni che adegui le infrastrutture esistenti, quindi palestre, scuole, sia l'accessibilità per i disabili e sia la normale fruizione per il pubblico.
Inoltre un servizio che sta a cuore a me personalmente e al gruppo, su cui abbiamo lavorato da diversi mesi, è la biopiscina, cioè un sistema di piscina che utilizza il filtraggio naturale, cioè non l'utilizzo di cloro, un'opera sostenibile e compatibile con il territorio, possibilmente da realizzare in un'area dismessa da riqualificare. Hai un ultimo saluto, un messaggio che vuoi dare ai tuoi concittadini? Andate a votare, votate con coscienza, votate per cambiare e io ci sto mettendo il massimo impegno, spero anche voi. Grazie a tutti. Ottimo Nicola, ti porto i saluti allora di tutti gli ascoltatori di Movi Radio e ti auguriamo tutti un grande in bocca al lupo per queste elezioni. Grazie a tutti, un saluto a tutti voi.